C'è una figura importante nel nostro cinema, ma anche nel nostro teatro. È un uomo che ha un dono, quello di usare benissimo le parole. E incanta con i suoi film, con le sue storie per il, non solo per il cinema, ma anche per la televisione. Si chiama Massimiliano Bruno e ha fatto tante cose, tra cui questa. Il nostro caro Ernesto abita in questo bel appartamentino del quartiere nomentano che sembra arredato da una vecchia. Tra i suoi scaffali troviamo volumi di Pirandello, Kafka, Becker. Becker era un tennista. Sì, vabbè, uguale. Seguitemi, una locandina di Zabrinsky Point dove notiamo un uomo che abbraccia una donna. Cosa che il nostro Ernesto non fa da tanti anni. Ma una costante di questa casa è questo vecchio televisore con tubo catodico, pensate, che viene acceso solo una volta all'anno per il discorso del Presidente della Repubblica. Voi vi rendete conto che io dovrò andare in giro con questa cabina telefonica rinunciando al mio smartphone di ultimissima generazione? Allora, io ho il sacrosanto diritto di mandare un messaggio a Dio ai miei 5.000 followers, perché trattasi di 5.000 followers che fra un minuto resteranno orfani, è chiaro? È un mio diritto! Sì, caccia immediatamente. Beata ignoranza è solo una delle tante cose belle che ci ha regalato Massimiliano Bruno. Buongiorno. Ben trovata, buongiorno. Sono felice che tu abbia detto di sì, lo sai. Io sono felice perché di tu, essere qui. Oltre ad essere simpatico, Massimiliano, te lo dico da giornalista, io ho una leggera, è un'ammirazione che può diventare una punta di invidia benevola, perché tu sai usare benissimo le parole, e quando il cinema è ben scritto, escono delle cose belle, poi uno si deve meravigliare che è successo in un altro no, te lo posso dire? Grazie, sei gentilissimo. Però Massimiliano, sbaglieremmo se pensassimo che tu sei uno di quelli che il successo se lo sono trovato così in mano all'improvviso, perché bisogna scavare poi la tua storia per capire che tu hai una lunga gavetta, che poi è la gavetta anche dei nuovi talenti del cinema italiano, molti romani tra l'altro. Beh, eravamo una combriccola, se posso usare questo termine un po' alla Tom Sawyer, e eravamo giovani e c'era tante persone che voi conoscete, perché nel mio gruppo teatrale c'erano da Paola Cortellesi a Claudio Santamaria, a Valerio Aprea, tanti nomi, tanti autori, tanti registi. Poi frequentavamo un localino che stava a Roma in Vicolo del Fico e uno dei padroni del locale era Daniele Silvestri. Grande. Cioè, ma vi rendete conto che poi tutto si costruisce e non è a caso? Uno non può dire che alla fine foste... foste privilegiati o meno, voi avevate talento e l'avevate messo a disposizione l'uno dell'altro. Eravate costruiti questa... Sì, beh, avevamo capito che bisognava fare gruppo per cercare di uscire insieme. Era un'altra Italia. Era l'Italia dei primi anni 90, dove ancora c'era la realtà del teatro off, dove ancora i giornalisti oppure gli autori o i produttori venivano a cercare talenti nei teatri per vedere se qualcuno era forte. E io stesso andavo a sentire la musica in questo locale perché c'erano dei giovanissimi Niccolò Fabbi, Max Gazzè, Frankie Energy, Sergio Cammariere, poi ogni tanto spuntavano serate con artisti. Ma chi è questo? Ma questo si chiama Albanese. Favolo, no vabbè, ma avete capito ridere. Di chi parliamo? Fa ridere! Tra l'altro, appena uscito questo film divertentissimo con Paola Cortellesi. Con Paoletta, sì. E poi insieme abbiamo lentamente cercato di creare spettacoli. Io e Paola Cortellesi abbiamo fatto, come si suol dire a teatro, ditta. E quindi facevamo spettacoli insieme a due, scritti da me, con la regia di Furio Andreotti. E abbiamo cominciato prima da sconosciuti. E poi piano piano Paola ha avuto una grande esplosione con Mai dire gol, se ti ricordi. E quindi abbiamo cominciato a girare l'Italia col teatro. Senti Massimiliano, perché ti piace tanto il teatro? Tu che cosa trovi a teatro che forse a cinema non c'è? Beh, io sono, come potrai capire, uno di quelli che a scuola era aggregante. Nel senso, cercavo così, di... ma si vede, proprio c'era scritto, no? Qui. Lo si vede. Quindi un pochino avere la possibilità di avere un interscambio di energie col pubblico, che ce lo hai a 10 metri di distanza, e poi dargli qualcosa di veramente vivo, di sera in sera, e magari certe volte sei più in forma, certe volte meno in forma, e poi in qualche modo sentire pure l'amore che ti dà il pubblico in quel momento. È un po' la differenza tra fare una chiacchierata con un amico dal vivo
e sentirsi con la chat sul computer. Madonna, che è differente. Sfondiamo una porta. È un sistema utile per stare in contatto, però vuoi mettere, guardarsi occhi negli occhi. Devo dire che tu, così sornione e pacioccoso, però, hai anche un gran fegato, perché, scusate, mettere mano per la 17ª volta, che questa è la storia di questa nuova avventura che vieni qua anche a raccontare, a un capolavoro di un uomo che si chiama Shakespeare, come sogno di una notte di mezza estate, stravolgerlo, dargli la tua carne, la tua... E ce ne vuole, ci vuole veramente fegato, Massimiliano. È incoscienza. Un po'. Il risultato è meraviglioso, dobbiamo dirlo. Però, insomma, che ti sei messo in testa un giorno? Perché ti sei misurato con Shakespeare? Mi sono misurato con Shakespeare perché l'ho sempre trovato molto più commerciale e pop di come veniva rappresentato. Nel senso, gli è stata sempre data un'aria, io parlo delle commedie shakespeariane, le tragedie ovviamente, è un'aria un po' meno popolare, si è sempre cercato di farlo in maniera elitaria, non per farlo comprendere a tutti, ma per trovare una via magari personale di qualche regista. Quasi per creare anche una distanza con il pubblico dei non addetti, con i meno addetti al teatro. Io invece, rileggendo Il Sogno, ho capito che lui aveva scritto delle parti anche per degli attori guitti, per degli attori facili, che si rivolgeva al popolo. Allora ho detto, fammi capire fra le righe. E fra le righe di questo testo ci stanno doppi sensi, gag, boutade. E tu ci sguazzi. E io ci sguazzo, nel senso, ho detto, qui mi posso divertire. È proprio terra tua quella. Mi fai morire. Dopodiché ho avuto, devo dire, un produttore che ha creduto in me, che è Francesco Bellomo, e poi ho detto, ora bisogna fare un cast e bisogna rispettare i canoni shakespeariani di come la vedo io. E quindi ecco Paolo Ruffini, che per tutti è un simpaticissimo attore. Il folletto. Mi piace come definizione guitto, è proprio guitto, lui. Sì, nell'accezione più positiva. Stefano Fresi, che è un attore bravissimo, divertentissimo. Che sta esplodendo adesso. Violante Placido, che non aveva mai fatto teatro, cioè aveva un grosso desiderio, ma viene da una tradizione, suo padre è un uomo di teatro. Certo. E Giorgio Pasotti pure, con cui eravamo conoscenti, ma mai... Abbiamo lavorato insieme, ho detto, questo è un Oberon perfetto. Devo dire che nelle tue mani gli attori diventano creta da modellare al punto giusto e da valorizzare per quest'anima pazza e folle che hanno. Attore guitto, è bellissima la definizione. E guardate Paolo Ruffini, che diventa il mitico Puck, ma che rappresenta un po' la parola di Shakespeare in questo. Lui dà voce proprio a Shakespeare. Guardate come l'ha trasformato sto matto che ci abbiamo davanti, guardate. Laura Petit è l'intervistatrice. Puck è un folletto, ed è, in quanto folletto, lo dice la parola stessa, un po' folle. Quando Massimiliano Bruno mi ha dato così anche l'opportunità di interpretare questo ruolo, ci siamo detti a un certo punto, essendo un folletto, io essendo un po' spettinato, un po' matto, forse riusciamo a creare qualcosa anche di molto animato. Cioè, Puck va in giro con un bibitone da bar del circo e assiste come uno spettatore a tutte le complesse traversie che lui riesce a far creare con i personaggi. Quindi in realtà è un folletto molto calmo, molto inerme, che rimane lì a guardare e che più che mai in questo adattamento è la parola di Shakespeare e anche un trade union tra il palco e la platea. Lo spavento gli fa perdere la ragione. Cominciano a credere che anche le cose inanimate li stiano aggredendo. Rovi e spine gli strappano maniche e braghe. Li ho sparpagliati così, terrorizzati. Shakespeare mette timore, e mette timore anche il personaggio che interpreto, perché Puck prima di me l'ha interpretato Albertazzi, Lis de Camp, Glauco Mauri. Io, figurati, sono lusingato, e a un certo punto, facendolo, mi sono reso conto che il timore è sbagliato, perché Shakespeare è quanto di più pop qualcuno possa immaginare. È come Pinocchio, come nel blu dipinto di blu, cioè quando una cosa diventa veramente di tutti, diventa lirica. Ebbene sì, mia cara, sono Puck il nottambulo e faccio da buffone ad Oberon. Sai, talvolta mi diverto a ingannare lo stallone in calore imitando il nitrito di una puledra. Io sono lusingato di essere anche in un teatro prestigioso come questo a fare Shakespeare, a fare Sogno di una notte di mezza estate, e vorrei meritarmelo. Spero di meritarmelo, insomma. Ciao Max, non ti preoccupare, il monologo finale te lo farò in livornese.
Va bene, vai tranquillo, te lo faccio il livornese. Dirò, de boia, se vi siete divertiti, de, fatecelo sentire. Va bene? Scherzo. Non si smentì, puoi anche aiutarlo a parlare più dolcemente, ma Ruffini e Ruffini, c'è poco da fare. È bravissimo. Io mi ti dico beata in coscienza, Max, perché mettere mano a qualcosa di così poetico, così... così alto, diciamolo, anche magnifico come Sogno di notte di mezz'estate, significa anche però sapersi prendere un po' in giro, darsi delle possibilità in più nella vita. Dai, non prendiamo questa vita troppo sul serio. Noi a Roma diciamo chi non risica non rosica. Esatto, e tu l'hai fatto. Io ci provo sempre, poi insomma... nel nostro lavoro, insomma, ai poeti, ai pagliacci, agli innamorati è concesso di esibirsi e di provarci. Senti, ma tu come sei? Voglio dire, io ho una persona di una grandissima gentilezza, vi avrei voluto far vedere come mi ha salutato prima ancora che entrassimo in onda. Non sei un montato della testa, nonostante, voglio dire, tu in questo momento rappresenti tanto per il cinema italiano e per l'arte in assoluto. Come sei tu nella vita? Quello che stiamo vedendo in questo istante? Guarda, io ho capito, anche forse per l'educazione che ho avuto e per le frequentazioni che ho fatto, che l'ambiente del cinema, del teatro, non era esattamente il mio ambiente. Cioè non era il mio ambiente caratteriale. Io vengo da un quartiere molto semplice di Roma, sono cresciuto a Piazza Bologna, che è un quartiere, tra l'altro lo stesso quartiere di un amico della vostra televisione, che è Michele La Ginestra. Un mito! È un amico nostro vero, vero! E sono cresciuto in mezzo alle persone semplici, i miei migliori amici restano i miei amici di quando avevo 16-18 anni, con cui ci continuiamo a vedere. Per me la vita è una questione di semplicità, mi trovo molto Sento poco a mio agio quando vado nei festival, nelle cose. Mio padre mi prende sempre in giro perché mi dice: possibile che non ti sai fare ancora il nodo alla cravatta? No, è perché là te lo devi mettere, forse anche il papillon, ma resta, che devo dire... Si vede questo attraverso quello che scrivi, attraverso le cose che fai. Però ho sempre molto rispetto per questo lavoro e semplicemente non sono, ecco, uno da gossip. Sono... Come hai fatto a non farti inghiottire da questa macchina complessa? Beh, ho lavorato sulla mia identità e sulla mia personalità e ho cercato di non farmi snaturare. Un pochino il cinema tende a snaturarti, perché è un meccanismo nel nostro paese in cui si tende a parlare di quanto ha incassato un film, di andare a quella cena, conoscere quelle persone. Io tutto questo ho cercato di farlo sempre cercando di rimanere me stesso, e quindi in qualche modo non sono uno che con una persona parla in un modo e con un'altra in un altro. Io sono questo e cerco di parlare. E poi, insomma, mi è stato insegnato che bisogna essere gentili ed educati con tutti, e questa cosa nella mia vita poi mi è tornata indietro, perché è una sorta di rispetto che dai alle persone, che in qualche modo le persone cercano quasi tutte di restituire. È l'ABC della vita bella! Tu stravolgi sicuramente però i personaggi, questo è il lavoro che fa. E allora è un attore emergente, devo dire che io lo amo moltissimo, ma perché... si mette alla prova con tantissime situazioni e condizioni. Stefano Fresi è questo gigante buono, se a volete. A proposito di gavetta. A proposito, quanta ne ha fatta quest'uomo. Io mi ricordo che si andava a teatro a vedere Fresi 15 anni fa, dicendo: Madonna, questo è un fenomeno. Aveva un gruppetto che si chiamava Favete Linguis. Favete Linguis. Sì, e facevano dei pezzi tipo Quartetto Cetra, con Augusto Fornari, Tony Fornari e la sorella di Stefano Fresi. Erano un quartetto meraviglioso, mezzi cantati, mezzi recitati, ed erano già a Roma famosi 15 anni fa. Il valore della storia, delle radici di quella gavetta, che è una parola che a noi piace poco, e guardate come viene stravolto Bottom, un'altra figura mitica all'interno di Una notte di mezz'estate, Sogno di notte di mezz'estate, Stefano Fresi, nella edizione numero 17 del nostro Massimiliano Bruno. Andiamoci, Teatro Eliseo. Reggirò come un rosignolo orfano. Ausculta. Approcciarsi al personaggio di Bottom è divertentissimo, perché è un personaggio esilarante della commedia, commedia che conoscevo più che bene e che ho visto in parecchie trasposizioni. Questa chiave fornita da Massimiliano Bruno, secondo me, ha degli elementi veramente innovativi, vincenti e divertentissimi, specialmente per quanto mi riguarda, perché lui ha fatto un lavoro sui comici, quindi anche su Bottom, proprio sul linguaggio, incredibile, perché si è inventato questa specie di lingua
fatta di inglesismi, un italiano un po' zozzone da Brancaleone alla prima crociata, questo è. Se mi ci alambicco, io dagli occhi dello pubblico potrei far sgorgherare burrasche e cascate, una pluva di lacrime, di tristezza. È quel disgraziato di Puck che mi trasforma in asino a un certo punto e per divertimento suo, ma fa questa sta magia, io mi trovo una capoccia d'asino sulla testa. Ho compreso la canzonatura, qui si vorrà far passare Bottom per uno ciuccio per farmi cacasottarmi. Ah, ma facciano pure quello che vogliono, non mi muovo di qua, io! E non contento di aver già fatto questa trasformazione, fa anche innamorare Titania di me, quindi Titania, regina delle fate, innamorata di un asino. È proprio la distruzione della magia del bosco, insomma, che Puck si diverte a giocare un po' con gli innamorati e con noi. Non mi pare che la capoccia vostra abbia tutti i tubi collegati. Se vi sentite innamorata proprio di uno figuro come io! Sì. Parlare d'amore come ne parla Shakespeare è assolutamente quotidiano, odierno, è moderno. Per cui, facendo questi discorsi sui massimi sistemi, Shakespeare ha parlato di qualcosa che varrà per sempre, insomma, sarà sempre valido il suo messaggio. A Massimiliano io devo dire grazie innanzitutto, grazie Massi, grazie mille perché mi ha fatto fare un personaggio meraviglioso in questa commedia. Massimiliano, grazie perché si fida di me e io di lui. Fino al 28 gennaio all'Eliseo. Anche quello mette soggezione, Massimiliano. Il Teatro Eliseo mette soggezione. Mamma mia, è la quando storia. Quando siamo entrati nei camerini, ci hanno detto chi era seduto in quei camerini, e Violante, e Giorgio Pasotti, Fresi. E l'altro giorno Fresi mi ha detto, sto nel camerino di Romolo Valli. Cioè, vi rendete conto di cosa si parla? Mi piace questa definizione di italiano un po' zozzone. Che devo dire? Io ho utilizzato questa metafora iniziale, un uomo che sa giocare con le parole. Perché Massimiliano, qualche giorno fa è uscito questo impietoso ritratto del cinema italiano dal punto di vista economico. È un cinema che non sa più incassare, che non sa più regalare dei capolavori, eccetera. Io ne abbiamo commentato con gli angeli della mia squadra, abbiamo detto non è una meraviglia, perché se una sceneggiatura non è scritta bene, se non si sanno usare bene le parole, se quel cervello non è connesso con i tubi, come dice Bottom, sì. Ebbe qualcosa poi succede. Tu invece sul valore della parola e delle parole punti molto, tanto è vero che ti sei messo anche a scrivere, non ti bastava quello che hai fatto Massimiliano Bruno, anche un libro. Che io tra l'altro ho divorato, non fate come me, che è un libro, devo dirti la verità, che restituisce l'immagine di un uomo in continuo conflitto con se stesso, è Ruben, che però trova una sorta di, io l'ho immaginato così, sarà che tra un po' ospiteremo la Divina Commedia, sarà che un po' mi sono immersa in questo ambito, ho immaginato una nipote di nome Beatrice, che ti accompagna alla scoperta del vero senso della vita. Ma si può cambiare nella vita, Massimiliano? Sì, io sono molto deciso nel risponderti, sì, si può cambiare nella vita, c'è stata data questa possibilità, noi possiamo cambiare la nostra vita anche da grandi. Ruben, il mio personaggio di questo romanzo, comunque ha quasi 40 anni, che non è esattamente un bambino, e impara a dire i suoi no attraverso una piccola rivoluzione interna che fa. Perché bisogna dire i no a chi ti vessa, bisogna dire i no intelligenti quando capisci che qualcuno ti dice delle cose ma in realtà in maniera latente vuole lederti e violentarti in un altro modo. Bisogna in qualche modo reagire, perché altrimenti ci deprimiamo, andiamo in una depressione profonda contro noi stessi, proprio perché non siamo stati capaci di reagire. E allora ben venga mettersi in discussione, ben venga rimettere in discussione i rapporti, magari cambiarli in maniera definitiva. Questo vale anche ad esempio per i rapporti di coppia, certe volte non bisogna lasciarsi, bisogna cambiarsi. Bellissimo. E allora forse uno cambiando trova, oppure avere il coraggio di dire io e te ci siamo detti tutto, ed è il momento che ognuno prenda la sua strada, ma non vuol dire che l'altra persona è morta, vuol dire che l'altra persona si è trasformata, e quindi è la storia di una persona che
affronta un'estate, va in ferie e uno per uno va ad affrontare tutti i grandi rapporti irrisolti della sua vita. Dai genitori, tra l'altro, sì, alla sua innamorata Francesca, della quale probabilmente non è più innamorato, fino alla poi a ritrovare anche forse l'unico vero amore della sua vita, che sì, prima poi, ma non diciamo nient'altro, non perché diciamo sennò nient'altro, le cose... Quanti noi hai detto, Massimiliano Bruno, tu, per arrivare fino a dove sei arrivato? Troppo pochi, nel senso che avrei dovuto dirne molti di più. Però necessariamente per formare la tua identità, la tua personalità, è indubbiamente devi cominciare a dire dei no, devi pensare con la tua testa, perché altrimenti ti fai trascinare da un'onda, cosa che mi è successa nella vita, soprattutto nel mondo del lavoro. Sai, il cinema che tu citavi prima è in crisi pure perché forse ci si affida troppo poco alle idee dei registi, degli autori, e in qualche modo... E si formano queste squadre di persone dove ognuno dice la sua, il produttore, e bisogna prendere quell'attore, e bisogna mettere, se no non funziona, se, questa paura. Quindi inevitabilmente quelli che venivano chiamati maestri una volta, e venivano chiamati maestri i registi, perché si presumeva che insegnassero qualcosa col loro film. Adesso un po' il pubblico è diventato quello che suggerisce quello che devi fare. E quindi non siamo più maestri, siamo, che facciamo? Obbediamo a quello che vuole il pubblico. E allora il pubblico, se gli dai qualcosa che già sa, non ha niente di nuovo, niente di più, non cresce insieme a te. Invece bisognerebbe avere il coraggio di lasciare liberi tutti di fare qualsiasi cosa. Poi, se non funzioni, te ne vai a casa. Questo è Massimiliano Bruno, e chiediamoci perché tutto quello che fa mi sembra un po' remi da successo. Ci alziamo, Massimiliano. Sì. È stato bellissimo, grazie alla mia Laura Petitta anche di tutto quello che ha fatto a teatro, a Sogno di una notte di mezz'estate, all'Eliseo fino al 28 gennaio. Sì, vi aspettiamo a teatro, grazie. Mi raccomando, a te. Buon venerdì a tutti, e mi raccomando, il viaggio del Papa continua, continuate a seguire TV 2000. Ciao a tutti, grazie. Che bello che sei anche qui, grazie. Grazie.